Lepre, e lepre, 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 lepre. Per 6 chilometri non mi alzo neanche dal divano io. Dopo la intro da supereroe, abbiamo questo giro sotto il sole cocente. Non ci credo, ho dimenticato la fascia cardio. Allora, avevo dimenticato la fascia cardio, che oggi è fondamentale, perché ho installato il widget del conteggio delle birre su Garmin, quello che ha fatto vedere Robby Bragotto nel video di ieri, l'altro ieri. E quindi oggi per forza di cose bisogna far vedere il conteggio. Partiamo dal basso con un bello zero. Che abbiamo anche qualche possibilità di prenderci la pioggia stasera. Sarei già stanco. Come direbbe Bragotto, passa a salutare le mie vacche. Le mie vacche. Ciao mucche! Se fossi una brava persona diventerei vegetariano, ma non sono una brava persona. Sono tre gli obiettivi del giro d'oggi: svagarmi, provare l'applicazione, il widget del conteggio delle birre e sudare. Qualche metro di provinciale e torniamo immediatamente su strade bianche. Questo è un sentiero che ci porterà da San Martino in strada fino a Massalengo e da Massalengo proseguiremo sulla Muzza fino a Lodi praticamente, dove costeggeremo l'Adda in direzione Spino d'Adda. Una birra al Wellington non me la toglie nessuno. O al limite, tornando indietro, potrei fermarmi anche al senso unico, magari anche meglio. Comunque tutti percorsi piacevoli da fare anche in famiglia, anche con i bambini, tutto tranquillamente pedalabile. Ecco, in giro con i bambini prestare attenzione a tutti gli attraversamenti. Qua attraversiamo una provinciale TikTokers. Arriveremo fino a Cornegliano l'Audienza. Siamo arrivati a 2,5 birre sul conteggio, sicuramente uno dei parametri più stimolanti di Garmin. Prego, ma ci mancherebbe. Via. Ritengo che sia uno dei più bei giri pedalati che si possano fare nella mia zona. Qua passiamo di fianco a Cascina Sesmones.
e riprendiamo allegramente la muzza. Siamo a tre birre. Oh, questa è la mia borraccia nuova, quasi un litro, in sostituzione della sacca che pesa. Corna, dovrei averle salve, ma basso comunque. In lontananza la centrale di Montanaso Lombardo, spettacolo della natura. Traversare con la polizia lì non è salutare, se non guardano. La targa non me la possono prendere di sicuro. 21,8 km, abbiamo superato direi abbondantemente un terzo del giro. Discesa. Ed eccoci sull'Adda. Purtroppo credo che sia l'ultima volta che si possa fare questo sentiero, la vegetazione estiva è troppo folta. Stavo riuscendo a cadere anche. Come vedete qua, abbastanza impegnativo passare in mezzo. Sembra di essere nella giungla. E riprendiamo con la foresta. Ciao Fagiani ragazzi, e lì che roba, Fagiani come se piovesse. Qualche rider comincia a vedersi, è finito l'orario di lavoro, io ho finito un po' prima, ho cominciato alle 7:30 oggi. Uno spettacolo. È arrivato il momento di girarci e tornare verso casa. Torno a casa piangendo oggi. Però per non far torto a nessuno si potrebbe fare una birra al Wellington e una birra al senso unico, che mi sembrerebbe la soluzione più onesta. È la fracassa meritata dopo. Boh, non è ancora finito il giro, ci mancano ancora un 13-14 km, ma salute. Spettacolo. La birra più buona del mondo. Oh, ovviamente venite al Wellington a bere qualcosa, sono uno dei posti più frequentati di Lodi. 9 birre, quasi 10, e abbiamo ancora 13 km, quindi penso che le supereremo le 10. Veramente, veramente bello. Piazza del Duomo, ragazzi, che bella Lodi. Livio! È bella Livio,
Minchia, se non trombi tu, c'è chi pedala e c'è chi tromba. E via, all'attacco, in piedi, spingi sui pedali, dai. Ma come girano le gambe, ma come girano, che a quello girano di più però, dai, vai, via, via che facciamo il tempo, dai. Minchia, muoio. Oddio. Muoio. Quasi 12 birre. E siamo in arrivo al senso unico di Soltarico. Ci vediamo al prossimo giro. Fate bravi. Io ve lo dico sempre, mettete like e iscrivetevi al canale, piano piano arriveranno i contenuti. Ciao! Stavo dicendo che per una birra venderesti anche tua madre.